Spesso i sogni devono percorrere lunghe strade. Il mio ha impiegato 50 anni per realizzarsi. Ho vissuto durante il fascismo. In quegli anni era vietata ogni forma di protesta contro il dittatore Benito Mussolini. Io però non la pensavo come lui e non ho mai smesso di dirlo. Per questo motivo, dal 1927 al 1937 sono stato incarcerato. E poi, nel 1939, sono stato spedito al confino. Bastava essere accusati di un'azione anche vagamente contraria al fascismo per essere inviati in un luogo isolato, lontano da casa, per anni. Mi hanno mandato a Ventotene, una piccola isola nel Mar Tirreno. Su quello scoglio battuto dal vento, meno di mezzo chilometro quadrato di superficie, i fascisti isolavano quelli che non la pensavano come Mussolini. Tra loro c'erano antifascisti intelligenti e preparati, che con impegno, forza e coraggio avevano combattuto per la libertà. Indovinate che cosa è successo? Sull'isola ho incontrato il giornalista Ernesto Rossi. Abbiamo parlato a lungo, confrontando le nostre idee. E sempre su quell'isola abbiamo scritto il Manifesto per un'Europa libera e unita. Quello che oggi tutti chiamano il Manifesto di Ventotene. In quegli anni il mondo intero era in guerra. Ma noi sentivamo che prima o poi quel terribile conflitto sarebbe finito. Ci siamo chiesti: come evitare in futuro un nuovo scontro tra stati europei? Come evitare un nuovo conflitto mondiale? L'unico modo per impedire nuove guerre era lavorare subito a un'Europa unita, pacifica e libera. Finita la guerra, il nostro manifesto cominciò a essere conosciuto e apprezzato. Diversi anni dopo, nel 1983, ho scritto il Trattato di Unione Europea, un documento che 10 anni dopo ha portato alla nascita dell'Unione Europea. In 50 anni, il mio sogno è diventato realtà.